Benvenuti su Asset Management, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo di strategie di investimento sui grandi patrimoni e ne parliamo con Carla Venesio, responsabile direzione Private Banking e Wealth Management di Banca del Piemonte, e con Alberto Conca, gestore di Acqua Capital. Benvenuti. Buonasera, grazie. Matteo. I grandi patrimoni ci riferiamo a patrimoni che sono di 500.000 e oltre 1 milione di euro, quindi sono questi i patrimoni ai quali ci si riferisce in questa puntata. E in un mercato finanziario che si è comunque dimostrato, soprattutto negli ultimi mesi, con degli andamenti positivi, ma con una potenzialità di volatilità alta, elevata, dovuta al fatto che le variabili macroeconomiche, cioè che ci si aspetta una crescita, un rallentamento della crescita macroeconomica, e questo naturalmente può influire sui mercati finanziari. Ma vediamo la situazione attuale com'è e come si stanno, quali possono essere le strategie di investimento in una situazione di questo tipo e come reagisce e qual è la domanda del mercato. Bene, scenari attuali. Per quanto ci riguarda, noi siamo abbastanza scettici su quello che è l'investimento in obbligazioni di tipo governativo, proprio perché ci troviamo in una situazione in cui i tassi di rendimento sui governativi sono appunto scesi, addirittura in Europa sono negativi per gran parte delle curve. Quindi preferiamo, per evitare la perdita di potere d'acquisto che un investitore avrebbe mantenendo un investimento in appunto obbligazioni governative per 5-10 anni, dovuto al fatto che non è remunerata nemmeno l'inflazione, quello che noi suggeriamo è avere delle strategie che possano dare un minimo di rendimento, quindi investimenti in azioni con società che pagano dividendo e che siano in grado di crescere il dividendo nel tempo, quindi società di qualità con business model solidi che siano in grado di avere ritorni sul capitale alto e dividendi in crescita nel tempo, e anche strategie di tipo decorrelato, cioè mi riferisco a asset class leggermente diverse, tipo da quelle tradizionali come possono essere l'equity piuttosto che l'obbligazionario puro, ma asset class tipo il private equity, ci sono un sacco di fondi di private equity interessanti, fondi di real estate, fondi di non performing loan, quindi cioè strategie decorrelate dai mercati tradizionali, finanziari tradizionali, che offrono rendimenti interessanti con volatilità anche più basse rispetto a un azionario, e che offrono appunto una decorrelazione, quindi rendimenti alternati, diciamo così, o comunque non correlati con l'asset class tradizionale. Quindi possiamo dire che in una situazione di bassi tassi di interesse come quella attuale, che tra le altre non accenna a cambiare, anzi sembra dimostrare una continuità nel tempo lunga, in una situazione di questo tipo si devono scegliere molto con attenzione, viene richiesta una maggiore attenzione nel selezionare le aziende Assolutamente, nelle quali poter assolutamente. Una investire. delle cose che noi stressiamo tantissimo è proprio l'analisi del business model dell'azienda, quindi vedere in quale business opera, quali sono i fattori di competizione, quindi di concorrenza, la capacità di sostenere i margini, la capacità di poter innovare e continuare a crescere con margini elevati e quindi da lì generare cassa, quindi garantire quindi il pagamento del dividendo e delle cedole, diciamo così anche. Quindi sì, è stra importante la selezione delle aziende e da un punto di vista di asset allocation è anche importante selezionare quando si investe in fondi nelle strategie che siano solide, perché è una delle diciamo, ricette per garantire un minimo di rendimento con un profilo di rischio corretto, è quello di avere delle strategie di investimento corrette. Ecco, vediamo dal punto di vista invece della grande clientela, clientela che ha patrimoni elevati. Intanto inquadriamo chi è questa clientela, quanto è variata o è cambiata nell'ultimo periodo e che cosa chiedono. Sì, allora, per la clientela di private banking tendenzialmente intendiamo la clientela, appunto come diceva lei, che ha risparmi oltre 500.000 euro o in alcuni casi oltre 1 milione di euro. E nel caso della clientela italiana sono clienti con una età media di circa 70-75 anni, i quali chiedono come priorità la conservazione del capitale, tendenzialmente anche con una bassa volatilità. Diciamo che questa è sempre stata la loro richiesta.
Davanti a uno scenario come quello attuale, più complesso, perché ci sono tutta la parte obbligazionaria che dà meno rendimenti di un tempo e la parte azionaria che quest'anno è andata sicuramente molto bene, ma non è detto che si comporti sempre così, rispondere a questa esigenza è diventato anche per noi un pochino più complesso. E quindi il concetto di pianificazione finanziaria, cioè quello di andare a individuare i profili di rischio, l'orizzonte temporale, le esigenze del cliente, i bisogni reali del cliente, diventa centrale ed è un qualcosa che la clientela adesso chiede e capisce l'importanza della pianificazione finanziaria. Quindi noi cerchiamo di rispondere a questa domanda di conservazione di capitale e di contenimento della volatilità con la costruzione condivisa con il cliente di un portafoglio complesso, come si diceva, con varie strategie che rispondono per le varie parti del portafoglio a diverse esigenze della clientela. E anche coinvolgendo il cliente, cioè andandogli a spiegare quali sono le variabili principali che possono impattare sul portafoglio così costruito e quali i rischi che corre. Si può quindi dire che in questo periodo è aumentata la richiesta di consulenza? Assolutamente sì, è aumentata la richiesta di consulenza perché è più difficile riuscire a ottenere rendimenti senza rischio. Quindi 5 anni fa, 6 anni fa era più facile investire in obbligazioni governative con un minimo di rendimento che proteggeva dall'inflazione. Oggi ci troviamo a non avere più questa fortuna e quindi essere obbligati a strutturare molto di più il portafoglio tenendo in considerazione le esigenze di cash flow del cliente, perché se il cliente ha solo bisogno di fare risparmio, di generare risparmio, un'ottica a 3-5 anni è più che sufficiente. Se il cliente ha bisogno in questi 3-5 anni anche di avere delle cedole da quali poi attingere per poter mantenere per esempio il tenore di vita, a quel punto diventa il portafoglio che deve essere costruito è diverso. Quindi diventa estremamente importante fare advisory, quindi consulenza mirata sul cliente tenendo ben presente sia il profilo di rischio rendimento, come dicevamo prima, ma anche le necessità di liquidità. Quindi la domanda insomma è molto ampia, uno spettro diciamo che va a diversi prodotti e soprattutto è orientata alla vita insomma. Quindi. Sì, esattamente, diciamo che noi dobbiamo riuscire a rispondere a delle esigenze ben definite dei clienti, molto concrete in alcuni casi, cioè pianificare un portafoglio in modo tale che si tenga conto di un eventuale acquisto della casa o di un'eventuale esigenza di liquidità particolare. Quindi tutto parte dal capire veramente qual è l'esigenza del cliente. A volte il cliente non ha ben chiaro nemmeno lui quali possono essere le sue esigenze nel futuro e quindi si tratta anche in questo caso di consulenza, nel senso di andare a individuare bene, definire bene quali sono le priorità nel tempo. Una di queste è sicuramente definire l'orizzonte temporale, che spesso viene un po' trascurato dai clienti in primis, cioè non si rendono conto dell'importanza perché può essere un po' sottovalutata questa importanza ovviamente del definire quando ci potranno servire questi soldi, perché è chiaro che noi andiamo, il vero consulente deve andare a scegliere delle asset class in base anche a per quanto tempo il cliente potrà lasciare investiti i suoi asset in questa asset class. Ci sono degli indicatori matematici, statistici che devono essere condivisi col cliente e che effettivamente indicano più o meno in quanto tempo si potrebbe ottenere un certo ritorno da quella asset class. Questo tempo è congruo e coerente con l'esigenza del cliente, va bene, se no si sceglie qualcos'altro. Quindi il lavoro del consulente deve essere sempre più supportato da specifiche conoscenze e competenze proprio per offrire un servizio di livello e che possa rispondere a delle esigenze specifiche del cliente. Su tutto, appunto, come diceva lei, su una
pluralità di strumenti, perché ci sono gli strumenti più o meno liquidi, gli strumenti più o meno volatili, gli strumenti più o meno rischiosi, quindi non è un lavoro semplice, ma ci sono tanti strumenti, tanti anche indicatori quantitativi, quindi abbastanza precisi per supportare un servizio efficiente. Ecco, quindi vediamo in quest'ottica temporale quali possono essere le asset class più strategiche nel breve periodo e nel medio-lungo periodo, che poi appunto abbiamo visto che è massimo 5 anni, non di più, penso. Noi nell'allocazione di portafoglio tendiamo non più a ragionare come si ragionava in passato, cioè per asset class pure, cioè bond, equity e altro, ma più per correlazione e volatilità, perché i tassi sono arrivati a zero o addirittura negativi. Questo implica una volatilità e implicita molto più alta dell'investimento in bond di tipo in particolare governativo, il che significa ragionare di più sul rendimento atteso e la correlazione tra le varie asset class. Quindi noi sostituiamo la componente di portafoglio che una volta si faceva banalmente con obbligazioni di tipo governativo, l'abbiamo sostituita con investimenti di tipo decorrelato, quindi fondi che investono nell'economia reale piuttosto che fondi, come dicevo prima, real estate piuttosto che non performing loan o private equity, che hanno ovviamente delle esigenze di liquidità diverse, che però offrono una diversificazione importante. Dall'altra parte, per poter garantire un minimo di crescita e quindi conservazione del patrimonio, noi spingiamo molto verso quelle aziende che pagano dividendo, che sono in grado di sostenere il dividendo, che sono in grado di aumentare il dividendo. Quindi l'investimento prediletto in questo momento è quello azionario, investimento in asset di tipo decorrelato e investimento in, diciamo così, corporate bond, ma non sicuramente in governativi. Oggi comprare il decennale tedesco vuol dire essere certi di perdere almeno lo 0,30% l'anno in più l'inflazione. Quindi vuol dire che da qui ai prossimi 10 anni io sono sicuro di aver perso il 25% del potere d'acquisto. Cosa che non succede se investo in un'azione che mi paga almeno il 4% di dividendo. Ecco, quindi governativi no, però i fondi pensione comunque sì, insomma, fino a poco tempo fa si orientavano molto su governativi. Sì, è chiaro che questa situazione di mercato in cui c'è tutta una asset class obbligazionaria, governativa e non solo, che dà rendimenti zero o negativi, mette un po' in crisi i clienti privati, i clienti istituzionali come possono essere i fondi pensione e tutte quelle logiche appunto di asset management che erano valide fino a poco tempo fa. E proprio per questo bisogna riuscire in qualche modo a trovare una soluzione, e la soluzione potrebbe essere proprio quella della costruzione di un portafoglio un pochino più sofisticato, senza necessariamente essere più rischioso, ma che va ad adottare delle strategie che riescono a rispondere all'esigenza, come dicevo prima, base dei clienti, cioè quella di conservare il capitale, avere un minimo di rendimento, ma non aumentare di troppo la volatilità. Quindi c'è tutta sicuramente una certa tipologia di clientela che era abituata a fare in un determinato modo e che aveva avuto soddisfazione dall'acquistare bond governativi, ma che adesso va un po' ricondotta alla luce di queste nuove regole di mercato. Contemplare anche strumenti alternativi che fino a poco tempo fa non entravano in portafoglio perché non c'era l'esigenza da questo punto di vista, come può essere appunto fondi di private equity oppure anche fondi a lungo termine su settori ben specifici come possono essere la tecnologia, il digitale, i fondi che investono sull'ambiente, può essere anche uno strumento da aggiungere in portafoglio. Quindi possiamo dire anche la scelta dei settori. La scelta del settore è fondamentale, è importante essere investiti in quei settori economici che sono di crescita, quindi sicuramente l'ambiente è un driver abbastanza trasversale a livello settoriale, sicuramente la tecnologia, anche se diciamo è difficile uscire dagli Stati Uniti quando si parla di tecnologia, parlare sicuramente di healthcare nel generale, perché con l'invecchiamento della popolazione occidentale, cioè la popolazione occidentale si sta invecchiando,
Quindi sicuramente c'è sempre più bisogno di spesa per la sanità, quindi in qualche modo quello è un altro settore che garantisce ritorni sul capitale alto e crescita. E poi i consumi in generale, abbiamo una grande parte del mondo che è fatta dai paesi emergenti che stanno continuando a pian pianino a fare entrare nel mondo nuova classe media. La nuova classe media ha esigenze di acquisti che noi abbiamo già soddisfatto, ma quindi c'è una domanda, diciamo, inespressa di beni di consumo che continuerà a trainare certe industrie per i prossimi anni. Quindi la clientela, nella domanda della clientela, vengono chiesti questi tipi di fondi un po'... Sì. Diciamo diversi rispetto a prima. Sì, allora, bisogna fare un po' una distinzione. Sicuramente c'è la richiesta da parte della clientela privata di valutare opportunità, nuove opportunità o fondi un po' diversi rispetto a quello che è sempre stato fatto finora, proprio alla ricerca di rendimenti. Da lì poi a concretizzare con un investimento nel fondo in questione non è, dal nostro osservatorio, dal nostro punto di vista, non è così, ancora così comune, nel senso che la poca liquidabilità di alcuni strumenti, oppure il fatto di avere comunque una alta volatilità o un alto rischio, sono ancora delle caratteristiche che rendono poi poco appetibile all'occhio del cliente retail, per quanto private, però diciamo pur sempre retail dal punto di vista di classificazione normativa, poco appetibile. Quindi io direi che gli strumenti che hanno avuto più successo sono quelli che uniscono da una parte il fatto di essere un pochino alternativi, quindi dare un po' di rendimento, ma dall'altra parte una facilità di liquidabilità e di collocamento. Per esempio le SPAC è uno strumento che ha avuto abbastanza successo in questi ultimi anni, in quanto si poteva negoziare con facilità, ma allo stesso tempo era comunque un investimento azionario che prevedeva comunque l'acquisto in borsa di una società, e quindi era un bel match. Tutti gli altri fondi che avevano qualche difficoltà di ulteriore di compravendita o di un rischio un pochino più elevato perché avevano una minore liquidabilità, quello comunque ancora adesso, per quanto ci sia magari un interesse teorico, poi non si concretizza così spesso in un investimento effettivo. Questo probabilmente è anche una cosa culturale, nel senso che magari fra qualche anno le cose cambieranno di più e cambieranno e la clientela retail sarà più abituata nel concreto a parlare di questi prodotti, ma sicuramente non c'è ancora un interesse concreto così ampio, ecco. Quindi possiamo dire che nei confronti dei prodotti più liquidi, prodotti magari che investono anche una parte in piccole e medie imprese, questi sono fuori? No, non necessariamente. Diciamo così che fondi small cap, per esempio, o SPAC, noi siamo distributori anche per un fondo SPAC che stiamo lanciando, però dedicato alle SPAC americane, sono estremamente utili proprio perché forniscono, nel caso delle SPAC, per esempio quelle americane, forniscono un rendimento con una volatilità estremamente contenuta, quindi sono un surrogato del bond, diciamo così. C'è molto interesse. Anche se sono prodotti un po' meno liquidi. Sono, beh, in questo caso, nel nostro caso di questo fondo SPAC, no, ha liquidità giornaliera, quindi è estremamente liquido. Il fondo non potrà diventare gigantesco perché per la natura diciamo dell'asset class in cui investe, però sì, ci sono anche fondi con, come in questo caso, con liquidità giornaliera che offrono, diciamo, un andamento decorrelato rispetto all'asset class tradizionale. Bene, vediamo adesso quali possono essere le tendenze sia dal punto di vista della clientela e dal punto di vista invece dell'industria. Vediamolo dal punto, stavolta invertiamo e vediamolo per primo dal punto di vista della clientela. Sì, io
direi che le tendenze del mercato del wealth management in questo momento sono principalmente due. Da una parte una richiesta sempre maggiore da parte della clientela di competenza e conoscenza. Come dicevamo prima, c'è una richiesta di consulenza, nel senso che i clienti vogliono capire e essere informati sulle principali variabili e dinamiche del loro patrimonio, e quindi perché a loro volta, diciamo, hanno più possibilità di essere informati con mezzi come appunto il digitale, eccetera, e quindi pretendono giustamente una maggior competenza da parte degli erogatori di questo servizio, che possono essere SIM, gestori, banche. E quindi si va sempre di più verso un concetto di sofisticazione del servizio, nel senso che dobbiamo essere in grado di offrire valore aggiunto che va un po' oltre quindi la logica di collocamento del singolo prodotto, e va sempre più verso una costruzione del portafoglio, una pianificazione finanziaria. E questo è un primo elemento. Il secondo elemento, sempre più presente, è che loro vogliono ottenere questo, i clienti vogliono ottenere questo servizio più sofisticato, ma anche in una maniera un pochino più snella, un pochino più smart, diciamo, da parte della loro banca, del loro consulente, del loro promotore. E qui si apre tutto il filone che sta nascendo adesso delle startup fintech, che puntano proprio su questo aspetto, cioè sul migliorare la user experience del cliente finale. Quindi questi due trend: da una parte una sofisticazione, un maggior valore aggiunto che il cliente vuole ottenere da chi eroga il servizio di consulenza finanziaria, dall'altra il fatto che il cliente vuole avere anche un'esperienza un pochino più facile, un pochino più immediata con la propria banca, col proprio consulente, determinerà, diciamo, questi due elementi determineranno un po' il servizio del futuro, che dovrà avere un elemento e l'altro. Quindi abbiamo visto un servizio molto più sofisticato, verrà richiesto tra le altre grazie alle tecnologie, sicuramente lo diventerà molto più sofisticato e quindi è anche molto più diretto con il cliente, cioè molto più coinvolgente. Assolutamente sì, il cliente deve essere sempre più seguito in modo diretto e con una consulenza che abbraccia, diciamo così, le esigenze a 360 gradi. Noi lo offriamo sia da un punto di vista dell'accessibilità di tutti i nostri gestori, poi anche, appunto, come dicevamo prima, costruendo i portafogli ad hoc per ogni cliente in base, diciamo, alle esigenze. Ecco, immagino che anche in questo comunque la tecnologia, lo sviluppo tecnologico aiuterà a costruire portafogli sempre più personalizzati, diciamo. Assolutamente sì, si riesce, sì, si può fare, è un investimento importante. Noi abbiamo investito tanto sulla tecnologia che ci permette, appunto, di fare questo tipo di dare questo tipo di servizio, e continueremo a farlo. Perfetto, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio Carla Venesio, responsabile direzione Private Banking e Wealth Management di Banca del Piemonte, e Alberto Conca, gestore di Acqua Capital. Grazie. E arrivederci a tutti alla prossima puntata di Asset Management qui sulle Fonti TV.